Va bene, grazie Saro. Allora, una domanda interessante per Alberto, mi è incuriosito. Alex, si chiama Alex, lui. La Madre Celeste ha a che fare con la visita extraterrestre? Allora, è un argomento particolare, sai che è stato un po' attaccato. Sì. Sai, Satana è diviso re e ha operato molto bene. Comunque la madre sì, lo dice chiaramente, c'è vita nell'universo. Certo. E io, come ha detto Saro, sono entrato in tante chiese e sono uno che parla, non mi contengo. E mi hanno detto, ma padre Gabriele Amort ha detto che non ci sono. Allora, innanzitutto non è vero, perché io ho letto bene l'intervista e ha Bravo. detto, non mi interessano UFO o alieni, io non ci credo. Quindi se non gli interessano vuol dire che può sapere, cioè è Certo. normale. Mi hanno mandato i video della setta Heaven's Gate ufologica americana, che nel 1997 ha indotto i suoi seguaci al suicidio, Sì. ed è così è successo. Poi mi parlano delle trasmissioni televisive, l'aspetto inquietante, gli alieni con la testa grossa, grigia, occhi neri, freddi, rapimenti, sequestri. Allora, innanzitutto non dobbiamo confondere i due argomenti, perché io parlo di apparizioni mariane e Vangelo, quindi le cose vanno divise. E in totale dicono sempre UFO opera di Satana. Però io ho visto anche un articolo l'altro giorno, viviamo in un mondo veramente schifoso e dobbiamo riflettere, questo mondo è diventato come un campo di concentramento per bambini tra pedopornografia in aumento, sacrifici di bambini durante rituali, milioni di aborti, anche con una metodologia abbastanza macabra, che iniettano della soluzione salina nella sacca amniotica che corrode il feto. Il prete Don Di Noto ha trovato un sito dove venivano violentati bambini, anche animali, anche cani. Ho visto le immagini di bombardamenti, bambini senza la pelle sull'addome, con la carne squagliata dal petto, con la faccia sciolta perché dall'ustione, dal calore della bomba, traffico di organi dall'est, e la Madonna conferma quello che ho detto. Quindi dovremmo un attimo, invece di dire UFO opera di Satana, UFO demoni, dovremmo un attimo riflettere che magari è il contrario, magari sono loro che dicono per noi che siamo ridotti molto male e siamo dei demoni. Certo. E comunque ti leggo qualche messaggio. L'ho detto perché sono stato un po' criticato, sai, mi dicono no, sei entrato in argomenti, mi dispiace che hai preso questa piega, stai attento. No, il messaggio dice questo, chiaramente. Per esempio, Padre Pio, ti ho preso Padre Pio, dopo ti faccio vedere anche le apparizioni mariane. È una conversazione che troviamo in Così parlò Padre Pio. Padre, dicono che negli altri pianeti ci sono altre creature di Dio e che vorresti che non ci fossero, che l'onnipotenza di Dio si limitasse al piccolo pianeta Terra e che vorresti che non ci fossero altre creature che amano il Signore. Certo. Tono Alberto, perdonami, no, perché ce l'ho davanti io. E che vorresti che non ci fossero così, Sì. facevo così era. Scusa, continua. No, quando vuoi parla, ci mancherebbe. E gli risponde: ho pensato che la Terra è un niente di fronte agli astri e tutti gli altri pianeti. Risposta di Padre Pio. Eh sì, e noi usciti dalla Terra siamo nulla. Il Signore non avrà certo ristretto la sua gloria a questo piccolo pianeta importante. In altri ci saranno degli esseri che non avranno peccato come noi. Quindi esseri con un'etica superiore. Carbonia, Sardegna, 2012. Il cielo ha già suonato la sua giustizia su questa umanità corrosa dal peccato. La sua fame è conosciuta in tutto l'universo, una pessima fama. E concludo con Maria Valtorta, messaggio del 22 agosto 1943.
sarei un ben piccolo e limitato Iddio creatore se non avessi creato che la terra come mondo abitato, la terra di cui siete tanto orgogliosi e tanto feroci, non è che uno dei più viscoli rotanti nell'infinito e non il più grande. Certo però è il più corrotto. Vite pullulano nei milioni di mondi che sono la gioia del vostro sguardo nelle notti serene. Praticamente sì, ci sono. Sono indignati per la nostra fama, ci considerano esseri feroci, corrotti, e loro hanno meno peccato di noi, quindi hanno un'etica superiore. Cioè, non solo ci sono delle creature, ma sono anche più intelligenti e più evolute. Gesù, il maestro Gesù, come tu ricorderai, questo mi è venuto adesso, il Vangelo di Giovanni, dunque questo parla di morte e dimore, che cioè la, di morte e dimore o stanze che avrebbe la casa del Padre suo. Va bene, quando lui dice il regno dei cieli, sta dicendo praticamente nel cosmo. Quando parlavamo con Eugenio, l'espressione regno dei cieli, no, oggi tutti lo sanno, significa il governo del cosmo, quindi ci si proietta nello spazio. Solo che questo linguaggio, come dire, moderno, tecnico, quasi scientifico, alcuni non lo accettavano, qualche altro, sono pochissimi, non lo accettano oggi, ma alla fine dire extraterreno ci sta bene, Alberto. Se gli diciamo extraterrestre, oggi non è più tollerabile, quindi la casa del padre mio ha molte stanze o molte dimore, è quello che hai appena spiegato tu con le citazioni del saggio.